veniamo da una bella partita ad Ascoli a livello caratteriale, no? La mia squadra non so cosa gli è, però noi siamo pronti in questo momento, sappiamo benissimo. Il derby va affrontato con molta attenzione, ci sono tre risultati, noi la partita la giochiamo anche se ho parecchi giocatori fuori, vorrei recuperare anche Daniele, che è un giocatore importante per noi, come tutto il resto d'altronde. È una partita, è un derby, giochiamola, senza timore, senza paura, con rispetto dei ruoli, no? Loro sono su e noi siamo a metà, noi ci serve i punti per una serenità nostra, per una nostra serenità, perché io credo che questi, al di là delle mie ogni tanto picconate che do ai miei giocatori, devo dire che questi sono ragazzi che hanno 48 punti, insomma, hanno fatto sul campo e ce l'hanno torto 3. Ma al di là di questo è ovvio che in questo momento dobbiamo cercare di fare una bella partita. È una squadra che ha un triangolo rovesciato in avanti, con Ciciretti, con Ceravolo che sa staccare bene lo spazio e con Falco che sa lavorare bene dentro le linee. Noi abbiamo lavorato, stiamo lavorando su questo, cercando di bloccare un attimino le loro giocate, perché è una squadra che onestamente ha grande qualità, è inutile nasconderlo. Viene da una sconfitta, ma non dimentichiamolo che il primo tempo di Cesena il Benevento ha giocato molto bene, io l'ho vista la partita e ha giocato molto bene, ha preso dei gol in 9 minuti, è un derby, i derby vanno saputi giocare, come hai detto tu è una partita che bisogna saperla affrontare a metà campo, è una partita che in questo momento è delicata per loro e per noi, ma chi ha più fame potrà riuscire a portare a casa un risultato, insomma. Una volta per tutte vi spiego cos'è per me il calcio. Per me il calcio è disciplina, è tensione, è concentrazione, è un lavoro, è un divertimento, ma è più che altro è un divertimento, è un lavoro, ma è disciplina, è concentrazione. Io dico sempre, io ho un esame fra un po', e se questo esame io non lo preparo, anche se ho l'ansia, per me è un lavoro di una settimana e io devo giocare 90 minuti. È chiaro che questi ragazzi io non glielo posso chiedere, perché hanno fatto veramente, però io non voglio trovare degli alibi, perché la partita di Ascoli non è stata quella come la Ternana o come il... è stata una partita che secondo me con un po' più di attenzione si poteva portare a casa il risultato. Bastava tenere un attimino di più tra primo e il secondo tempo, quando siamo scesi in campo, io sono convinto che potevamo raggiungere un buon risultato. Per me è tutto questo, l'insieme, e delle volte non sempre uno riesce a tenere concentrato la mente, no? Perché io, per me ad Avellino per me è come se essere ritornato quando io allenavo la Sampdoria, allenavo il Venezia, allenavo il Napoli, è qualcosa che io voglio trasmettere a loro dentro, no? Perché, ma sono 95 minuti, no? Io lavoro tutta... Ma purtroppo noi abbiamo a che fare anche con delle teste, no? Io ho a che fare anche con dei ragazzi che onestamente a me da quando sono arrivato mi hanno dato tutto, io non posso rimproverare niente. È chiaro che qualcuno c'è qualche alto basso, qualche altro come Daniele, no? C'ha degli alti picchi, però sa l'allenatore a coinvolgerlo ancora di più, io lo voglio coinvolgere come lo stesso Castaldo, perché raggiungere un risultato importante con questa maglia vorrei che loro capissero quanto sia importante. Ecco. Le condizioni di Daniele sto cercando di recuperarlo, perché al di là della prestazione, ma è un ragazzo che a me piace, come ho sempre detto,
Io sto cercando in tutte le maniere per recuperarlo. Gonzalez, come sapete, non c'è Migliorini, non c'è Castaldo, non c'è. Io devo cercare di un attimino di recuperare quei giocatori che sono convinto che sia Bedoli, Belloni, qualcuno ci darà una grande mano domani, dopodomani. Per me, al di là dell'attacco, al di là, è importante la fase di ripartenza, è la fase di non possesso, ma la fase di transizione, come la sappiamo fare. E su questo ci sto lavorando, insomma. Per quanto riguarda l'attacco, come hai detto tu, ci sono diverse soluzioni che possiamo vedere un attimino. Se vuoi la formazione non te la posso dare perché... Ma ecco, bravo, la conosco ancora. Lasi che ha fatto bene, sta facendo bene alto, come Belloni quando è entrato ha fatto bene. Io avevo trovato con Gonzales, anche se qualcuno l'ha criticato, ma Gonzales Laveroni lì mi dava ampie garanzie. Perché io credo che la squadra... Non so se voi avete visto ieri la Juventus. La Juventus... No, la Juventus... La Juventus è pratica, io voglio questa, una squadra pratica, una squadra che concede poco. Che... A me Omega piace, è un giocatore che a me piace, poi c'è Paghera che sta bene, Moretti, vorrei tanto che facesse una grande partita. Insomma. Su Moretti hai ragione, è un giocatore che ha tutto. È un ragazzo che sta pagando un attimino anche una condizione non ottimale, perché, però è un giocatore che cambia i fronti del gioco, sa dare la palla. Per quanto riguarda i risultati, e oggi io sarò attento anche su quello, la cosa importante per me non è il mio contratto, lo ripeto, non è... Io ripeto, Avellino è la mia città, Montemarano è il mio paese. Io voglio raggiungere un obiettivo e fin quando non si raggiunge quell'obiettivo io non prendo niente in considerazione, perché Sturno lo so che è bello e tutto, ma onestamente io credo che il mio pensiero è a raggiungere più presto la salvezza con l'Avellino. Ecco. Sarri quello che dice, in questo momento quello che dice è religione, per me non è religione. Io credo che il calcio va giocato quando ce lo consentono di giocare. Noi ci prepariamo a giocare le 12:30, è chiaro che sconvolge un attimino un po' tutto l'alimentazione, il genere di l'approccio. Però sta a noi a dare le motivazioni giuste, la settimana giusta nel lavorarci. Credo che, d'altronde, quando c'è un cambiamento c'è sempre di mezzo l'Avellino, va bene uguale, insomma.